Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste sono le principali notizie di oggi. Valdagno esce di strada in auto, sbatte sul muretto di contenimento, muore un 57enne valdagnese. Incidente segnalato in via Moro alle 12.30 di oggi, martedì. Inutili tentativi di soccorso nei confronti di un cittadino del posto che probabilmente stava rincasando a bordo della sua Golf per la pausa pranzo. Lo schianto sulla barriera di pietra e cemento gli è stato fatale e pare con morte sul colpo, come accertato dal medico del SUEM. Breganze effettuata all'autopsia sul corpo di Bubagura, salma i familiari, nulla osta alla sepoltura. L'esame autoptico disposto dalla Procura Berica è stato svolto venerdì, affidato ad un esperto anatomopatologo dell'ospedale di Padova. Sarà utile per accertare in sede di indagini le condizioni psicofisiche del 28enne marocchino ucciso lunedì nella sparatoria di Fara e capire chi abbia sparato il proiettile che lo ha freddato. Creazzo cade e sbatte la testa durante il giro in mountain bike sui Colli Euganei, gravi un 26enne. Il giovane vicentino si era mosso in solitudine lunedì 1 maggio raggiungendo l'area collinare nei pressi di Arqua Petrarca. Avrebbe perso il controllo della bici in un tratto di discesa prima di mezzogiorno, sbattendo il capo, per fortuna protetto dal caschetto. A soccorrerlo un ciclista sullo stesso percorso, poi il 118 con l'eliambulanza. Zanè, la nuova scuola media prende forma, un incontro sullo studio di fattibilità. Domani sera alle 20, sala consiliare aperta per illustrare alla cittadinanza le diverse fasi che hanno portato alla stesura del progetto di recente approvato in ministero con un contributo di 7,7 milioni di euro. Serviranno per demolire e ricostruire lo stabile datato 1977 secondo i nuovi parametri antisismici e risparmio energetico, consegna entro il 2026. Valli del Pasubio, da rifugio a locanda, il balasso visto dal suo team Rosa. Qui tocchiamo la vita con mano. Non sarà formalmente più un rifugio, ma il balasso è pur sempre un approdo sicuro per tutto un piccolo mondo che transita per quella strada, un poeta che punta verso l'ossario. È una storia che parte da lontano, quella del rifugio Balasso nel comune di Valli del Pasubio, che affonda le sue radici nel terreno teatro degli scontri tra l'esercito austriaco e quello italiano durante la Prima Guerra Mondiale. Pagina dell'Eco Nazionale, economia torna a salire, l'inflazione più 0,5% su base mensile più 3,8,3%. Secondo i dati preliminari, l'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, ad aprile registra un aumento dello 0,5% su base mensile e del 8,3% su base annua, da più 7,6% del mese di marzo. Da oggi online la dichiarazione dei redditi precompilata. A partire da oggi pomeriggio è possibile consultare le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate in attesa di poterle accettare, modificare e inviare a partire da giovedì 11 maggio. Israele è morto in carcere lo sceicco Kader Razi da Gaza. Dopo la notizia della morte dello sceicco, uno dei leader della Jihad Islamica in Cisgiordania, sono stati sparati da Gaza alcuni razzi verso Israele. Stando a quanto riportato dalla radio militare, sono stati lanciati due o tre razzi che non hanno causato vittime. Sport Serie B, il Frosinone batte la Regina, torna in A con 3 turni d'anticipo. Il Frosinone, capolista, batte 3-1 la Regina di Pippo Inzaghi allo stadio Benito Stirpe e 4 anni dopo torna in Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono le reti di Borrelli, Insigne e Caso a scatenare l'urlo liberatorio sotto una forte pioggia. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a domani.